decisione della CGIL di Bari dopo il rifiuto dei ginecologi dell'ospedale pubblico San Paolo di praticare interruzioni volontarie di gravidanza, atto grave che lede la dignità. Rimettere al centro la dignità degli immigrati andando oltre i numeri è l'obiettivo del dossier Caritas Fondazione Migrantes, la CGIL di Bari sul territorio per attuare politiche di integrazione. Ben ritrovati su CGIL Bari TV. In apertura parliamo della legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Bari, l'alto numero di obiettori rende difficile rivolgersi a strutture pubbliche disponibili, così le donne sono costrette a lunghi pellegrinaggi. Dura la presa di posizione della Camera del Lavoro dopo il rifiuto dei ginecologi dell'ospedale San Paolo di praticare interruzioni volontarie di gravidanza, un atto che lede la dignità delle donne. Sentiamo. La legittima decisione di tutti i ginecologi, le ostetriche e gli infermieri del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale pubblico San Paolo di Bari di diventare obiettori di coscienza e di non applicare più la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza è un atto che produce conseguenze molto gravi, lesive della dignità delle donne che vengono private di fatto di un diritto sancito dalla legge. E questa è la dura presa di posizione della CGIL di Bari, che ha chiesto a tutti gli attori in campo in questa delicata vicenda di aprire quanto prima un tavolo di discussione che individui soluzioni in grado di garantire i diritti di tutti, donne ed operatori sanitari, nella salvaguardia dell'autonomia delle scelte di ciascuno. Pur rispettando la libertà di scelta degli operatori della sanità, a cui nessuno nega di poter decidere in piena coscienza se esercitare o meno la propria attività in un campo eticamente così delicato, la CGIL di Bari ritiene però che proprio in un momento di grande dolore e difficoltà per le donne, come quello in cui si trovano di fronte alla gravissima decisione di interrompere una gravidanza e di rinunciare quindi ad una maternità, non possono essere costrette a lunghe e faticose ricerche per individuare una struttura sanitaria pubblica che possa garantire loro l'assistenza medica e psicologica necessarie. L'unico presidio ospedaliero pubblico a Bari che garantisce il servizio, che altro non è che un diritto sancito dalla legge, la 194 appunto, è il policlinico, dove i non obiettori sono rimasti solo in 3. I ginecologi obiettori sono sempre di più, 371 su 444 nella sanità pubblica pugliese nel 2012. Solo il 16% dei medici è disponibile a praticare interruzione. 6 medici hanno fatto obiezione, così quel presidio fondamentale nella regione, quello dell'ospedale San Paolo, non offre più la possibilità di applicare la 194, ovvero poter abortire gratuitamente in strutture pubbliche nei casi previsti e in condizioni di tutela. Immigrati non sono numeri, il titolo del dossier statistico Caritas Fondazione Migrantes 2012 presentato nel Centro Interculturale a Busuana nell'ambito della settimana di azione contro il razzismo. I nostri microfoni Azmi Giargiawi, segretario della CGIL di Bari, che ci spiega quali sono le politiche di integrazione attuate dalla Camera del Lavoro metropolitana e provinciale. Sentiamo. Rappresentano il 2% del totale nazionale, ovvero sono 100.000 gli stranieri regolarmente presenti in Puglia al 31 dicembre 2011, secondo le stime del 22esimo rapporto statistico sull'immigrazione elaborato da Caritas e Fondazione Migrantes. La comunità più numerosa resta quella albanese, Marocco e Cina, i paesi extraeuropei più rappresentati. Obiettivo del dossier è rimettere al centro dignità, andando oltre i numeri, ed ecco che i dati raccontano le diverse origini dell'immigrazione. Il titolo del rapporto è appunto Non sono numeri e punta a dare maggiore visibilità alle migliaia di cittadini immigrati, uomini, donne, bambini, giovani e anziani che popolano le nostre regioni, nel tentativo di passare da una indispensabile analisi quantitativa dei dati ad una conoscenza del fenomeno migratorio che metta in moto pratiche e percorsi di una reale integrazione sociale. Solo infatti una piena consapevolezza che la convivenza con i cittadini immigrati è uno sbocco necessario per il nostro futuro può contribuire a debellare le forme di razzismo e discriminazione che ancora si annidano nella nostra società. Dai dati emerge che la presenza femminile tra i soggiornanti stranieri in Puglia è pari al 48,2%, il dato più alto è registrato nella provincia di Taranto, seguito da Bari con il 49,3%. Si tratta di un'immigrazione giovane, 1 su 4 ha meno di 30 anni, molti non sono sposati, sono arrivati soli in Italia e troppo spesso stazionano
lavorano nelle fasce basse del mercato del lavoro, costretti ad accettare condizioni difficili pur di avere un contratto e un permesso di soggiorno. Parola d'ordine quindi integrazione. Occorrono politiche di integrazione che la CGIL di Bari mette in campo attraverso una serie di attività sul territorio. Per gli immigrati noi abbiamo gli uffici che sono in grado di dare delle risposte a molte questioni, molti temi che riguardano solamente i lavoratori immigrati, come il permesso di soggiorno, come la carta di soggiorno, il ricongiungimento familiare, questioni di lavoro, di contratti di soggiorno, contratto di lavoro che riguardano i lavoratori immigrati. E poi la tutela collettiva. Per noi la tutela collettiva comincia dalle politiche di integrazione degli immigrati, quindi chiediamo alle amministrazioni che l'immigrato che lavora qui, che paga le tasse qui, che è residente qui, dovrebbe avere gli stessi diritti dei lavoratori italiani per quanto riguarda l'accesso ai servizi, per esempio l'accesso ai diritti, alle varie opportunità, perché noi partiamo da una cosa fondamentale, che per difendere i diritti di tutti bisogna cominciare dagli ultimi innanzitutto. E chiudiamo parlando di premio omaggio. I Depth 12 hanno superato la prima semifinale del concorso rivolto alle band emergenti del nostro territorio. Lo scorso 21 marzo la conferenza stampa di presentazione del contest. Presentata a Bari nella sala Aldo Moro della Facoltà di Giurisprudenza, la seconda edizione di Premio Maggio, il contest musicale per band emergenti del territorio. L'appuntamento nell'Università di Bari non è stato casuale. La finalità è stata quella di incontrare i ragazzi, instaurando un dibattito sullo stato della musica emergente in Puglia e oltre i confini regionali. Ciò è avvenuto soprattutto attraverso la voce di alcuni degli artisti che si esibiranno durante il Premio Maggio. Alla conferenza stampa, infatti, erano presenti Lodo dello Stato Sociale, Umberto Maria Giardini e Davide Ceddia De Camillo Re. Al dibattito sono intervenuti, oltre al segretario generale della CGIL di Bari, Pino Gesmundo, anche il segretario SLC Gigia Bucci, Luca Basso per Arci Real, Elvis Celli in rappresentanza di MEI, Rete dei Festival. E direttamente dalle Iene, i presentatori del concertone del 30 aprile, Pio e Amedeo, hanno fatto divertire il pubblico intervenuto alla conferenza stampa con la loro comicità irriverente. Noi ci siamo messi pure la giacchetta che non la tiravo fuori dal battesimo mio cugina Iole. Proposito degli ospiti, no, perché poi si scherza, sappiamo davvero chi verrà a questo mega concertone che si terrà il 30 aprile, Roy Paci, Gianni Celeste, Nino D'Angelo. Roy Paci è vero, gli altri non immagino. Il 23 marzo è la prima serata di qualificazione in programma all'Open Source di Bisceglie, dove si sono esibite 4 delle 16 band pugliesi emergenti selezionate fra le oltre 60 che si erano iscritte al contest. Ospite d'eccezione Carolina da Siena, vincitrice della prima edizione di Premio Maggio. Seconda semifinale il 29 marzo all'Oasi San Martino ad Acquaviva delle Fonti, con ospiti gli Walkie Talkie. Terza semifinale al Cyberlab di Valenzano il 6 aprile, ospite Di Martino. Quarta semifinale il 14 aprile presso La Mancia a Ruvo di Puglia con La Notte dei Lunghi Coltelli, side project del batterista Karim degli Zen Circus. I qualificati di ogni serata avranno accesso alla finale del contest il 20 aprile al Teatro Kismet di Bari. Ospite Umberto Maria Giardini, che presenterà il suo ultimo lavoro, La Dieta dell'Imperatrice. Il vincitore avrà l'onore di condividere il palco del concertone del 30 aprile presso l'Arena della Pace a Iapigia con 6 grandi artisti della scena musicale: Appino, Camillo Re, Lo Stato Sociale, Oflaga Disco Pax, Roy Paci, Saki Sed. L'anno scorso è andata benissimo, abbiamo fatto una bellissima iniziativa il 30 di aprile con oltre 3.000 giovani intorno ai temi della CGIL, che erano quelli intanto della difesa del mondo giovanile, metterlo al centro del nostro dibattito, ma anche rispetto alla tutela dei diritti dei lavoratori dello spettacolo. Quindi riproponiamo questa iniziativa, sta andando benissimo anche quest'anno, abbiamo importanti ospiti. Oggi presentiamo questa iniziativa con una parte degli ospiti che si esibiranno per la nostra iniziativa del 30 di aprile. Speriamo, diciamo, di fare un buon lavoro per i giovani, passando, diciamo, dalle parole ai fatti, mettendoli al centro delle nostre iniziative, ma anche a favore del mondo giovanile, soprattutto giovanile, che si occupa di cultura e di spettacolo. Penso alle band emergenti, c'è un mondo che gira intorno alla musica che va intercettato, va anche tutelato, perché molto spesso sono anche sfruttati, sfruttano i loro entusiasmi, le loro passioni, le loro competenze. Penso che noi come sindacato possiamo fare la nostra parte in questo senso, intanto dando un palcoscenico importante, e poi provando a spiegargli che siamo a loro disposizione anche nella difesa dei loro diritti.
Bene, è tutto. Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguirci su CGL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento va in onda anche su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre. Puglia Basilicata, tutte le mattine intorno alle 7:40 e in replica alle 24. Buon proseguimento. Arrivederci.